Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo, non mi ricordo il numero dell'episodio, di Pokémon Snakewood. Quanto tempo è che non portavo Snakewood? Tanto, infatti la maggior parte di voi non saprà neanche cos'è, però sì, è una serie che un po' così, diciamo, ecco. E niente signori miei, un po' di spiegazioni. Innanzitutto, se vi ricordate nello scorso episodio, io me lo ricordo stranamente, vi avevo chiesto quale Pokémon togliere dal team perché avremmo dovuto tenere un Toxicroak per forza da tenere in squadra e alla fine avete scelto Swallow, quindi adesso prendiamoci sto maledettissimo Toxicroak. Perfetto. Iniziamo a leggere i dialoghi e poi vi spiegherò tutto. Perfetto. Ora che vi siete riuniti, vieni qua. Metti la tua mano su questa roccia. Ora tieniti forte. Sarà un po'... E ci portano qua. Cos'è questo luogo qua, ragazzi? È la reggia di Senex, se vi ricordate. Dovevamo intrufolarci alla reggia di Senex, che però era protetta dalla magia nera, e la roccia possedeva magia bianca. Quindi finalmente siamo entrati nella cosa, e sì, lui è il nostro Toxicroak. Pokémon onesto, non so quanto possa essere forte, però da qua sembra abbastanza interessante. Comunque, perché non ho portato Snakewood? L'ho già detto, ma lo ribadisco, non riuscivo ad andare avanti, tuttora non riuscirò ad andare avanti, sto riprovando a registrare, se questo video è uscito vuol dire che ce l'ho fatta. Comunque tra un attimo vedrete, fra un bel po' vedrete che cosa in realtà non riuscivo a fare. Creepy sono così, Creepy sono così felice che tu ce l'abbia fatta. Vieni qua al tavolo, l'incontro sta per iniziare. Come vedete c'è un bel po' di gentaglia che abbiamo già conosciuto. Birch, che cosa ci fai qui? Tutto sarà spiegato a suo tempo, Creepy. Aspetta solo un momento. E si alza sto tipo qua con la lacca e i capelli che neanche le hacca. Cheat. Vorrei chiamare l'ordine in questo incontro. Per prima cosa voglio dare benvenuto a Creepy nel nostro, nascondiglio. Ho inteso che tu sei venuto da molto lontano dopo aver sconfitto tanti nemici nel tuo viaggio. E un applauso a Muzzo. Comunque non vi starò a leggere tutto il dialogo perché dopo vedrete quanta roba c'è da leggere. Vi faccio vedere solo un po' di personaggi curiosi. Tipo, questa qua in generale è la resistenza. Siamo in troppi, attenzione. Io sono Birch, mi conosci già, maledizione. Io sono Lucrezia Borgia, così a caso, mi è piaciuta questa. Poi abbiamo Chloe, che conosciamo già, Vera City, idem. Haruko, che è il, esatto, il capopalestra di Dewford Town. Il saggio Izumi, che era quello del monastero in cima alla montagna dove ci stava il cuor di lava. Poi abbiamo Rocco, il campione della Lega Pokémon. Lord Ombone, che sarebbe il pescatore che vive nella roccia, ve ne avevo già parlato un po' di tempo fa. E infine Meteor, no, e poi dovrebbe esserci, esatto, anche Grendel, che contro il Beowulf, diciamo che le ha prese un po' in culo. Comunque dovremo introdurci molto, guardate quanto c'è da leggere. Dovremo introdurci nella fortezza di Senex insieme a Meteor, Steven e il saggio Izumi. Quindi ma credimi, ma non leggi i dialoghi, ma non segui la trama. Facciamo 20 minuti a leggere i dialoghi, raga. Ok, perfetto, dovrebbe essere finito. Ora parlando, porca puttana, parlando a questo qua, noteremo come siamo arrivati qua. Sto benissimo. In realtà no, sto per impazzire. Molto bene, Steven e Izumi sono là davanti. Cazzo, non li vedevo, raga, meno male che me l'ha detto. Signori miei, vi voglio fare una piccola anticipazione a quello che mi aspetta. Vediamo se riuscite a capire. 40-39 repellenti. Ma chissà cosa potrebbe mai succedere. Aiuto, ho paura. Forza Creepy, il fatto di Owen ci sta aspettando. Eh sì, il fatto di Owen, la fattanza di Owen mi sta aspettando. Ok, attiviamo sti repellenti. Ma ragazzi, tranquilli che non è questo qua il punto difficile. Ok squadra, secondo le nostre informazioni il passaggio alla base principale ha un'entrata nascosta. Ma è abbastanza... è abbastanza possibile entrarci in tre. Queste parole mi suonano familiari. Ok signori miei, per farla breve, siccome sta cosa l'ho già giocata, perché non è questo qua il punto che non riuscivo a fare, adesso vedrete.
Questa l'informazione era sbagliata. Qua ci possono passare solo una o due persone. Ricordami di non fidarmi mai di Tolkien un'altra volta. Questa non l'ho capita. Se è una citazione a qualche film, ditemelo. E qualche libro, scusatemi. Tolkien era uno scrittore, non un regista. Dove sono tutti? E chissà dove sono. Comunque, qua non si capisce un cazzo, ma dovrete buttarvi da qua. Un senso questa cosa non ce l'ha. E guardate qua che cazzo c'è. Questo è il motivo per il quale ho smesso di giocare a sto gioco. È una cosa dannatamente, fottutamente impossibile. Quindi adesso io questa parte la velocizzerò. Voi la vedrete velocizzata. Spero di non sclerare troppo, quindi a dopo. Ok raga, penso di avercela fatta. Allora dovremo proseguire di qua. Vi assicuro che è stato un suicidio. È stato un suicidio provare a farlo prima, ma adesso ce l'ho fatta. Ma non è tanto la difficoltà. Se non sbaglio ero già riuscito una volta. Ma è quello che succede dopo, che tra l'altro non mi ricordo, che è un problema serio. Qua, cioè, a parte averci sclerato un po' all'inizio perché non avevo i repellenti, intendo le prime volte che ci ho provato. Ok, qua prima ho fatto un errore scandaloso. Che cazzo dovrò fare? Calma. 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 Devo tenere qua, ok. Forse ci siamo. Ci siamo, ok. No, non ci provare, io non ci penso nemmeno. Oh, perfetto. Questi sono congelati nella carbonite. E tutto ciò è veramente reale. Penso che lo debba essere. Li spingerò uno per uno. Questo move. Ok. Ok, è stato spostato nella stanza B. Pure lui. Pure lui. E pure lui. Ben fatto. Allarme, allarme. Movimento inautorizzato. Movimento inautorizzato dei prigionieri. Allarme. Maledizione, qualcuno deve averlo notato. Devo ritrovare quegli ostaggi molto velocemente, così ci suicidiamo male. E dobbiamo aprire sti cosi. Hai spinto il bottone del rilascio. E questo chi è? Ah, il Trick Master. Ok, sì, esatto, è vero. È il... com'è che si chiama in italiano? Il mago del quiz. Insomma, sei una persona inutile. Perfetto, poi qua abbiamo Landon. Oh mio Dio, tu sei così blando. Che cos'è tutto? Perché tutto ciò? Sono qui, sono venuto qui per cercarti e ho salvato, ho distrutto zombie, ho salvato universi paralleli e sei un cool trainer, un fantallenatore schifoso. Ciao caro mio vecchio fratello perduto. Ciao mio caro vecchio fratello perduto, sarebbe stato carino. Non avevi altro... Ah, non sei diventato molto più educato mentre stavo qua, vero? Madonna, sto testo verde, raga, mi fa perdere un sacco di vista. E per quanto riguarda la mia apparenza molto blanda, che cosa ti aspettassi? Il creatore aveva finito gli sprite, giustamente. Non gli è importato molto. Ok, perfetto, essendo io un protagonista tu non hai avuto nulla. Molto bello vederti di nuovo comunque, Creepy. Sei cambiato molto. C'è del potere in te che prima non c'era. Sei venuto qua da Litterroot. Penso che tu sia molto più forte di me, ok? Dobbiamo liberare anche May. Eccola qua, May. Ciao, Creepy. Ci hai messo un bel po' ad arrivare qua. Ho avuto un po' da fare sulla strada. In ogni caso anche tu sei
così deludentemente blanda. Ma sono felice che tu stia bene. Lo sono anch'io. May, andiamo via di qua. Ok, sì, levatevi che mi state già sul cazzo. Vi ho appena ritrovato. E tu invece saresti? No! È vero! Questo contiene Wally, ma chi se ne frega di lui? Ma no, povero! Allarme, allarme! I prigionieri si sono stati rilasciati senza alcuna cauzione e autorizzazione. E cazzo, ci stanno sguinzagliando dietro le guardie. Ok, raga, però io faccio il safe state. E adesso si riparte a velocizzare. Ok, ok, sono arrivato a sfidare un tipo, io ho già caga. Fermati lì, non andrai da nessuna parte. E la miseria, oddio raga, quella lì sembra la testa di Rekkom, quello di Dragon Ball. E lui, Shinigami, e no, lo Shinigami no, cazzo, ma adesso arriva anche L e siamo a posto. Aia, no, che poi non era L quello che aveva lo Shinigami, era Light. Per chi non lo sapesse, sto parlando di Death Note. Non ti curerai sicuramente. Madonna, non me lo sarei mai aspettato. Guarda che faccia. Non me l'aspettavo. Ah, muori, muori, no. Quick attack. No, ci avrei la mamma della bigola proprio. Niente. Toxicroak, vediamo un po' cosa sai fare tu. Prova uno sludge bomb a caso. L'ho avvelenato, che culo. Sono morto. Non curarti un'altra volta. Bravo, ok, perfetto, l'abbiamo mandato a casa. Mi sono... Cosa vuoi, levati. Mi sono ovviamente munito di revitalizzanti, perché altrimenti qua non ce l'avrei mai fatta. E di pozioni anche. Se il cane fuori non la smette di abbaiare, vi giuro che commetto un omicidio, che Hitler in confronto sembrerà un mini cicciolo. Lo giuro. Cos'è? La Negro Ball, un'altra. Ah no, l'altra era l'Afro Ball. Questa qua invece è la Negro Ball. Perfetto. Perfetto, mi fa piacere. Occhio, occhio, il ritorno. Questo qua non lo vedevo dal 96 e fa sempre più cagare ogni volta che lo vedo, tra l'altro. E non solo di aspetto, ma anche di forza, cioè l'ho distrutto. Perfetto, abbiamo battuto la testa, che probabilmente era quella che teneva prima l'altro. E tu immagino che... Stitcher! Ah, che cosa brutta! È tipo Latios e Latias... Ah! Non ci voglio neanche pensare, effettivamente. Che cosa brutta. Ci avrei la madre troia. Allora, a sto punto Toxicroak, Sludge Bomb. La miseria, sto qua mi sweepa il team. C'è un problema. Allora, Explode con Hyper Beam. No, Hyper Beam non si può sentire, però. Hyper Beam è proprio inascoltabile. Vabbè, raga, dovete capire che sto impazzendo. Voi ovviamente non avrete sentito l'audio mentre sbagliavo le cose nel percorso in stile... aveva un percorso così, come che si chiamava la... Ah, ma che bello, tra l'altro non posso proseguire. Mi avete pure preso per il culo. Beh, ma ottimo, no? Sì raga, sì raga, a parte il cane fuori, sì ce l'ho fatta, forse sono arrivato, devo solo vincere ste battaglie, ancora tu,
Meno male che sei solo tu che sei uno scarso impressionante. Ancient Power di nuovo, Aerodactyl, te non boostarti, mi raccomando. Oh, forse ce l'abbiamo veramente fatta. Ci mancano solo un po' cosa siete voi? Non lo so neanch'io, siete bruttissimi, non siete neanche degli zombie, siete proprio... Ah, che schifo, mamma mia. Comunque, vai, sfidiamo anche questo qua e siamo arrivati finalmente a quella maledetta porta. Ci ho messo un po' a capire che quell'altra era tipo una porta di uscita che non c'entrava niente. Occhio, occhio, dai, vieni qua e... Bravo, fai Perish Song che muori a prescindere. A sto punto lo switch, ho visto che mi ha fatto sta mossa. E ti mando Brilom, proviamo un po', vediamo uno Sky Uppercut quanto ti fa. Minchia, ti spedisce a casa diretto. Signor... Aia. No, dicevo, signori miei, finalmente riesco ad andare avanti in Snakewood. Questo punto qua non l'avevo mai raggiunto. Quello che non riuscivo a fare era questo, non quello di prima. Quello di prima ero riuscito a farlo una volta. Mi mancava questo qua che dovete sapere, no? Che io non sono uno molto religioso. Quindi immaginatevi le divinità che cominciavano a saltare da una parte all'altra della mia camera senza sosta. Ecco, se avete immaginato la scena, probabilmente avrete immaginato anche perché ho smesso. Perché ricevevo le raccomandate direttamente da Gesù, neanche dai vicini. Ok, ma chi sono tu? Che cosa bella, Anti-Spiral, che cazzo di nome è? Ma soprattutto che aborto. Oddio. Gli hanno fatto tanto male quando era piccolo a sto coso. Ok, colpisciti, bravissimo. Proviamo ad andare Quillshark, raga, che è sempre stata la mascotte di questa serie, Quillshark. Perché, cioè, è un fake one della Madonna. Li facessero così i Pokémon di settima generazione. Tra l'altro, caspita, l'ultimo episodio che ho fatto di Snakewood non erano neanche stati annunciati Sole e Luna, ci ho pensato adesso. È passato tanto di quel tempo che, mamma mia. Intanto, questo qua l'abbiamo spedito a casa col biglietto di sola andata, perfetto. E ci mancherebbe. Ho finito le iperpozioni? No, ok, ne ho ancora alcune. Perché, tra l'altro, immagino di dover sfidare qualcuno di forte. Ho paura di andare avanti. Ho paura. Oh, Gesù, chi sei tu? Perché sta tremando tutto? Probabilmente quello è Steven. Mi chiedo che cosa stiano facendo lui e gli altri. E ok, commovente. Ok raga, scusatemi il taglio, sto facendo più taglio del giardiniere figlio di puttana qua fuori. Tra l'altro mi sono accorto che ho la finestra aperta di merda. Ok, ok, c'è il creatore che mi vuole parlare direttamente. Creepy non lo sa, ma i suoi amici... Ah, ok, praticamente questo qua è il narratore che mi avvisa di ciò che sta succedendo. Creepy non lo sa, ma i suoi amici... Ma i tuoi amici stanno avendo delle complicazioni. Difatti, penso che te le mostrerò. Ok, qui deve esserci una transizione particolare che... Però non vedo. Ah, eccolo qua. Oddio, questo è Glace. No, Temulence addirittura. Ah, ah, ah. Sei forte, te lo concedo, ma non puoi sconfiggere il distruttore del mondo. Ma che... No! No, Meteor! È schiattato! No, anche Steven è stato sconfitto, ma stai scherzando? E la miseria... vabbè, sì, ciao, proprio. Tutti a livello 100 sono sti stronzi. E i zoom invece? Ok, pare che abbia sottovalutato la potenza del suo nemico che è Glace. La tua mente è forte, vecchio uomo, ma non abbastanza. Non mi hai ancora sconfitto, sì lo sai. Raga, ce li hanno sconfitti tutti, non ci credo. Creepy non lo sa, ma io te l'ho detto e vabbè, e quindi lo so, brutto idiota. Ma chi cazzo sei? Ciao, sono Barney Bojangle e ho bevuto del Rocket Fule. È l'unico liquore che... Non capisco che abbrevia la tua vita di un anno a sorso. Aspetta... Raga, non sto capendo assolutamente. Tu chi sei? Io... No, 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 cos'è sta roba? Oddio. Raga, la stoppo, la stoppo. Sono riuscito a fare una parte di Snakewood Miracolo, la stoppo, la stoppo.
Ci vediamo nel prossimo episodio, il 44esimo, sarà bellissimo, ma ora la stoppo, devo riflettere su ciò che è successo e capire come proseguire. Ok? Spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale. E niente, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video!